Buonasera agli altri che si sono aggiunti nel frattempo. Io sono Alessia Del Vasto, probabilmente mi avete già vista nel primo webinar della settimana scorsa con Giorgio De Marco di WhatsApp Economy e la mia collega Serena. Siamo felici di ritrovarvi, oppure di trovarvi qui stasera per un altro bel dibattito con ospiti eccellenti sulla BCE. E nel frattempo vogliamo fare una piccola presentazione sul nostro progetto e quindi lascio la parola alla mia collega Serena che vi dirà come funziona, eccetera. Grazie. Grazie Alessia e innanzitutto appunto grazie di nuovo a tutti per esservi uniti a noi. Io vi dirò giusto appunto qualche parolina per chi non ha avuto modo di unirsi a noi nel primo dibattito, nel primo webinar. E lo European Citizens Bank è appunto il nostro progetto ed è un progetto di partecipazione civica, un progetto europeo che coinvolge cinque diversi paesi della zona euro, quindi l'Italia, la Spagna, la Francia, la Germania ed i Paesi Bassi. Ed è un'iniziativa promossa da una serie di organizzazioni, tra cui in primis Positive Money Europe, l'organizzazione di cui io ed Alessia facciamo parte, e lavoriamo per fare in modo che la Banca Centrale Europea sostenga un'economia più sostenibile, più democratica ed inclusiva. E poi ci sono anche altre organizzazioni come Participitas, che è un'altra organizzazione sempre con sede in Belgio, che invece è esperta di deliberazione e partecipazione dei cittadini. E poi per l'Italia abbiamo come partner Fondazione Finanza Etica. L'obiettivo di questo progetto dello European Citizens Bank è quello di dare la possibilità ai cittadini di far sentire la propria voce sul futuro della BCE e sul futuro dell'economia europea. Come vogliamo raggiungere questo obiettivo così ambizioso? Ovviamente iniziando fornendo a questi cittadini degli strumenti per partecipare attivamente a questo tipo di dibattito. Quindi sulla nostra piattaforma europeancitizensbank.it potete trovare tutta una serie di contenuti, di materiali informativi ed educativi su tematiche legate alla Banca Centrale Europea, alle banche centrali in generale, la politica monetaria. E quindi anche se non avete familiarità appunto con queste tematiche, vi invitiamo assolutamente ad andare sulla nostra piattaforma di interagire con essa. E quindi una volta avuto questi strumenti, una volta letti i vari contenuti, si può passare effettivamente a partecipare a questo dibattito. Ogni paese avrà appunto un dibattito della durata di 5 settimane, che si svolgerà purtroppo online vista la situazione pandemica, però appunto abbiamo costruito questa piattaforma con lo scopo di renderla il più interattiva possibile, quindi potete fare tutta una serie di cose sulla piattaforma, interagire con gli altri partecipanti, lasciare i vostri commenti, supportare contenuti già presenti sulla piattaforma con cui vi trovate d'accordo. E poi soprattutto potete contribuire con le vostre idee, con le vostre proposte, anzi vi invitiamo assolutamente a farlo perché è la parte centrale del nostro progetto e lo scopo principale. E poi appunto un altro punto fondamentale dello European Citizens Bank è quello di fare in modo che poi queste idee, queste proposte arrivino alla Banca Centrale Europea stessa e quindi noi abbiamo previsto per ogni paese un evento di deliberazione finale, anch'esso online, che chiamiamo l'Assemblea dei cittadini, che per l'Italia avrà luogo il 25 e il 26 giugno. Quindi si tratterà di un workshop di 2 mezze giornate, in cui selezioneremo tra i 30 e i 40 partecipanti per il dibattito italiano. E questi partecipanti avranno la possibilità di lavorare con dei facilitatori professionisti per rivedere alcuni dei contenuti presentati appunto dal nostro team sulla piattaforma e anche aggiunti dagli altri partecipanti durante le settimane di dibattito. E poi si elaboreranno delle raccomandazioni finali, quindi il prodotto di questa assemblea sarà effettivamente composto da delle proposte concrete per la Banca Centrale Europea. Delle proposte che noi miriamo a far conoscere, a portare
alla Banca Centrale prima del termine di un processo molto importante che si sta svolgendo proprio nel momento in cui parliamo, ovvero la cosiddetta strategy review della BCE, cioè il processo di revisione della strategia di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Quindi come ci si può candidare per prendere parte a questa assemblea dei cittadini? Si possono seguire semplicemente questi quattro step, ovvero bisogna andare nel luogo in cui il nostro progetto si svilupperà, ovvero la piattaforma europeancitizensbank.it, ed iscriversi. Vengono chieste veramente pochissime informazioni per iscriversi. Poi da lì si può accedere alla sezione dedicata all'assemblea dei cittadini e compilare un form in cui vi saranno chieste delle domande, soprattutto di tipo demografico, e questo, diciamo, vi facciamo queste domande per permettere poi alla nostra organizzazione partner, ossia Participits, di fare questa selezione casuale dei partecipanti all'assemblea. E perché è casuale? Perché noi miriamo comunque a far sì che a questa assemblea partecipi un gruppo di cittadini che sia il più eterogeneo possibile, quindi per avere un dibattito, un processo di deliberazione che coinvolga diversi punti di vista. E quindi se sarete fortunati abbastanza da essere selezionati per l'assemblea, potrete parteciparvi la sera di venerdì 25 giugno e la mattina di sabato 26. Quindi assolutamente vi invitiamo fin da stasera ad andare sulla nostra piattaforma, ad iscrivervi, ad interagire con i contenuti, e potete anche lì trovare il programma di tutti gli altri webinar interattivi con cui appunto potrete interagire con altri esperti. Quindi diciamo entrerei subito nel dibattito di oggi, nel tema centrale appunto di questo secondo webinar per l'Italia, quindi passo la parola a Giulia, che si occupa di coordinamento e di sviluppo del network di Finance Watch, un'organizzazione di cui adesso vi parlerà lei stessa. Grazie. Buonasera a tutti, grazie mille Serena per l'introduzione. Allora sì, molto brevemente, prima di dare la parola ai nostri speaker, entrare nel vivo di questa discussione, io mi chiamo Giulia Porino, mi occupo di coordinamento e sviluppo del network dei soci di Finance Watch. Finance Watch è un'organizzazione basata a Bruxelles, ma con una rete attiva in tutta Europa, Italia compresa, che si occupa di controbilanciare l'attività della finanza privata nella regolamentazione finanziaria a livello europeo, ma anche nazionale. Siamo complementari all'azione di Positive Money, sia UK che Europa, nell'occuparci appunto di regolamentazione bancaria e finanziaria al servizio della società, e in questa fase specifica, anche in questo momento storico così particolare, è anche legata alla domanda che questo webinar cercherà di rispondere, cioè quale ruolo per la Banca Centrale Europea in un momento di crisi rispetto al ruolo degli Stati membri. Diciamo che ci occupiamo anche appunto di politiche fiscali, in questo momento speciale in cui anche la Commissione europea è diventata appunto anche per via del momento pandemico, della crisi pandemica, estremamente attiva nello sbloccare fondi e possibilità di investimento per gli stati. Pensiamo solamente al Next Generation EU o allo strumento ripresa e resilienza, dando anche, diciamo, un ruolo, chiaramente un ruolo attivo e assertivo agli stati membri, che saranno poi i responsabili per l'implementazione dei piani nazionali. Quindi, se vogliamo, anche l'attività di Finance Watch in politiche fiscali risponde un pochettino già alla domanda principale di questo webinar. Io non mi soffermo oltre, sarò poi felice di rispondere a domande e curiosità su Finance Watch nel Q&A.
Invece vorrei introdurre e poi dare immediatamente la parola ai due speakers di oggi, che sono la professoressa Tamara Favaro del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, che ci parlerà delle sue più recenti ricerche sul in riferimento alle misure di politica monetaria non convenzionali adottate dalla BCE proprio nel contesto dell'attuale pandemia, ma anche appunto un'analisi dell'opportunità di attribuire alla Banca Centrale Europea nuove competenze che permettano alla stessa di esercitare un ruolo attivo nel governo dell'economia. E poi al professor Enrico Marelli, già professore di politica economica presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Brescia e ancor prima con una lunga serie di cariche presso l'Università di Bocconi, la London School of Economics, l'University of Pennsylvania e anche Cagliari e Trieste nella lista, per una panoramica delle crisi, delle diverse crisi che la Banca Centrale Europea ha dovuto più o meno attivamente, a cui appunto ha dovuto più attivamente reagire nell'ultimo decennio, e le modalità di reazione adottate dalla Banca Centrale in quest'ultimo decennio di crisi, che vedremo non sono state appunto solo crisi sanitarie, come probabilmente molti di voi ricorderanno, ma crisi di varia natura e generate anche da varie cause, sia esogene che endogene, e i tipi di operazioni molto spesso straordinarie che la Banca Centrale Europea ha adottato proprio in risposta a queste crisi. Allora, vi ricordo la struttura e modalità di questo webinar. Gli interventi si aggireranno tra i 10 e i 12 minuti, con un minimo di flessibilità per gli speakers. Ci sarà tempo per tutti i vostri interventi, quindi vi ricordo il Q&A, la chat di Q&A, in cui voi potrete appunto digitare le vostre domande e mi verranno inviate. E anche nell'eventualità, vi ricordo, anche c'è l'altra chat a cui potete accedere direttamente, ma sarebbe meglio utilizzare il Q&A. Quindi grazie per appunto aiutarci in questo esercizio di raccogliere tutte le vostre domande. Quindi 10 minuti a testa per gli speakers e poi ci sarà tempo per voi per le vostre domande e i vostri interventi. Professoressa Favaro, il floor is yours, come si suol dire. Grazie. Prego, se vuole condividere lo schermo. Riuscite a vederlo? Io sì. Perfetto. Ok, perfetto. Allora, grazie mille. Per rispondere alla domanda di non facile soluzione che orienta questo seminario, bisogna anzitutto capire a livello normativo qual è il ruolo che è attribuito alla BCE dai trattati. Saprete, immagino l'avrete già visto nel precedente seminario, che il mandato primario attribuito alla BCE è quello di assicurare la stabilità dei prezzi, e a questo si associa un più generale mandato che è volto a sostenere quelle che sono le politiche economiche generali dell'UE. Tuttavia, questo fatto salvo l'obiettivo primario. Questa scelta è per l'appunto una scelta politica, una scelta che è stata operata già dal Trattato di Maastricht del 92, ed è una scelta che bene o male ha ripreso il modello della banca centrale tedesca, che per note ragioni storiche fin dalla sua istituzione incarnava il principio di indipendenza e di stabilità dei prezzi. Quindi appunto è figlio questo modello di una concezione ordoliberale dell'economia. Siamo negli anni 90, abbiamo detto, gli anni 90, come forse molti di voi sapranno, sono gli anni della privatizzazione, sono gli anni del ritiro dello Stato, dell'interventismo pubblico dall'economia. E quindi appunto si afferma questa prevalenza delle forze del mercato rispetto alle istituzioni politicamente rappresentative, che, se non sbaglio, è un altro tema che verrà approfondito nei vostri prossimi webinar.
Ora, in uno di questi studi che Giulia Porino prima citava, io sostengo che appunto questa concezione che emerge della BCE dai trattati sia quella di un ruolo di regolazione economica, e questo per una serie di motivi. Uno l'ho già anticipato ed è facilmente intuibile data la sua natura di autorità indipendente, quindi appunto un soggetto che è sottratto al circuito della rappresentanza democratica e risponde invece a regole tecniche. Inoltre, e lo vediamo sempre in quello che è il fine, no, delle sue politiche, è una cosiddetta single mission authority. Il suo fine primario è quello della stabilità dei prezzi e non può operare un bilanciamento rispetto a contrapposti interessi. Inoltre risponde ad una logica che è tipica della regolazione economica ed è la logica del fallimento del mercato che per l'appunto caratterizza la stabilità monetaria. Inoltre regola questo mercato secondo delle regole che sono di natura condizionale, regola il livello dei prezzi sul mercato e in questo modo conforma anche i comportamenti dei soggetti che operano nel mercato finanziario stesso. Come dicevo, comunque, questi connotati che fanno sì che la BCE possa essere descritta come un soggetto di regolazione economica non sono consustanziali nella natura di una banca centrale, non sono imposti nella funzione di politica monetaria, sono per l'appunto un frutto di una scelta politica, che si riflette, d'altro canto, anche nell'articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che impone un divieto di finanziamento monetario degli Stati membri. Questo sempre in linea di principio. Come dicevo, tuttavia, questa è una scelta che hanno operato i nostri trattati, e è una scelta che non esclude una scelta diversa, che come anticipava Giulia Porino può essere quella di un collegamento tra politica e moneta, che in realtà proprio il caso italiano dimostrava ben prima dell'istituzione di quel trattato di Maastricht di cui parlavamo poc'anzi. Pensiamo a prima di quello storico divorzio tra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro, di cui forse avrete sentito parlare del 1981, come forse saprete la Banca d'Italia poteva acquistare direttamente i titoli di Stato. Quindi diciamo che la politica monetaria era intrinsecamente legata anche alla politica economica. Era possibile quel bilanciamento di interessi che ora, essendo una single mission authority, invece, come dicevamo, non è possibile. E questa visione originaria della Banca d'Italia, a ben vedere, si riflette in un certo qual modo anche nella nostra Costituzione. Vi ho riportato qui l'articolo 47, come vedete il primo comma rende evidente questo nesso, no, tra l'attività di tutela del risparmio da un lato e dall'altro lato il coordinamento e il controllo dell'esercizio del credito, come forse saprete per l'articolo 10 del TUB. Questi sono i due aspetti che appunto connotano l'attività bancaria, e proprio questo articolo 47 della Costituzione, per come è formulato, ha portato la dottrina a ricondurre nella moneta una funzione di collegamento, di unione, in una sorta di abbraccio economico tra la funzione creditizia e la tutela del risparmio, che per l'appunto potete vedere in questo primo comma dell'articolo 47, che poi nel secondo comma si riflette nell'orientare queste funzioni verso la promozione, l'inclusione non solo economica, ma anche sociale e politica. Ecco che questo velocissimo excursus dell'origine storica della banca centrale, da un lato italiana, dall'altro quella BCE, e dall'altro anche del dettato normativo, forse comincia a farvi capire perché per qualche dottrina la BCE è una sorta di banca centrale imperfetta. Abbiamo visto appunto
che le attuali crisi, e penso ce lo spiegherà meglio poi il professor Marelli, hanno portato la Banca Centrale Europea a porre in essere delle misure di politica monetaria non convenzionale. In altre parole, la BCE ha cercato di sopperire al mancato collegamento tra politica e moneta, ponendo in essere delle politiche monetarie che sono azioni straordinarie, sono azioni che in teoria sono a breve termine, in pratica tendono a essere prorogate, sono azioni fuori dal comune, eccezionali, con cui si cerca per l'appunto di risolvere una crisi. Ora, non entro nei dettagli perché appunto il tempo non me lo consente e penso verrà analizzato dopo. Comunque abbiamo per esempio questo concetto di quantitative easing che probabilmente avrete già visto anche voi. Quello che rileva da un punto di vista giuridico è capire se ad esempio questo tipo di intervento sia legittimo o meno. Sotto questo profilo si è pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha la competenza per l'appunto di pronunciarsi sulle decisioni della BCE in materia anche di politica monetaria, e in almeno due interventi in sostanza ha ammesso questo tipo di intervento, perché ha permesso alla Banca Centrale di salvaguardare la moneta unica, che è strettamente connesso al fine primario della stabilità dei prezzi. Come forse saprete, lo stesso tipo considerazione non ha caratterizzato una recente pronuncia della Corte Costituzionale tedesca, che si è espressa il 5 maggio dell'anno scorso in piena pandemia, ritenendo che queste misure straordinarie abbiano fatto sì che la BCE eccedesse il proprio mandato e quindi anche andasse a esuberare il proprio mandato, creando effetti distorsivi sull'economia reale e invadendo la competenza degli Stati membri. Questo molto velocemente per quanto riguarda delle pronunce che sono concretamente intervenute con riferimento a delle misure di politica monetaria non convenzionale che hanno caratterizzato la precedente crisi, la crisi finanziaria prima del 2008 e poi quella dei debiti sovrani del 2012. Come saprete, con la recente pandemia la BCE ha posto in essere nuove misure di politica monetaria non convenzionale, anche qui non mi soffermo perché immagino verranno richiamate, una forse la più famosa è il cosiddetto PEP. Ci sono delle connotati peculiari che contraddistinguono questa misura rispetto alle precedenti, che hanno portato la dottrina a interrogarsi sulla legittimità di tale misura, essendoci appunto questi caratteri che vi ho succintamente richiamato, che sembrano distinguerlo rispetto agli interventi precedenti. Non mi dilungo, però a mio avviso, rileggendo le sentenze della Corte di Giustizia che appunto vi richiamavo poc'anzi, mi sembra che quel pronuncia in merito di legittimità che ha caratterizzato le precedenti pronunce possa estendersi anche al PEP, perché i connotati dell'attuale crisi mi sembrerebbero giustificare queste misure, nel senso che non pregiudicano l'incentivo in capo agli Stati membri a condurre una sana politica di bilancio. Da qui, questo è lo stato dell'arte che ha caratterizzato anche l'attuale pandemia. Da qui comunque si è cominciato a discutere anche della possibilità di porre in essere delle forme innovative di intervento delle banche centrali nell'economia reale. E quella che mi sembra forse più significativa e che ho visto che è richiamata anche tra le proposte di questo gruppo è la possibile creazione di un euro digitale. Ora non mi soffermo perché appunto il tempo a mia disposizione non me la consente, però cerco di richiamarvi molto velocemente quelli che sono alcuni degli aspetti peculiari per permettere, se poi vi interessa, un dibattito anche su questi aspetti. Posto che con euro digitale o in generale con valuta digitale delle banche centrali intendiamo una moneta digitale pubblica centralizzata a corso legale,
mi sembra interessante mettere in luce come questa si ponga da un lato come un token, quindi come un possibile mezzo di pagamento, dall'altro può costituire anche un conto di deposito presso la BCE, un conto di deposito ad accesso universale, che fa sì che si origini un nuovo rapporto non solo tra BCE e cittadino, perché come forse saprete, oggi il rapporto tra cittadino e BCE è mediato, diciamo, dal contante, dal cash. La moneta elettronica che oggi voi utilizzate è la moneta privata delle banche commerciali. Quindi innanzitutto si porrebbe in essere un nuovo rapporto in questo senso. Dall'altro canto, anche rispetto alle banche commerciali, questo tipo di euro digitale sembrerebbe creare un nuovo rapporto. Perché se è possibile vedere l'euro digitale come un conto di deposito e quindi allocare la funzione di risparmio anche nei confronti della banca centrale, vi rendete conto che la banca centrale viene a svolgere una funzione, la raccolta appunto del deposito, che tradizionalmente viene svolta dalla banca commerciale. E quindi sostanzialmente la banca centrale diventa non solo un intermediario di primo livello, ma in quanto tale ha quelle che sono le sue normali funzioni, da un lato appunto di creditrice nei confronti delle banche commerciali, dall'altro di supervisore nei confronti delle stesse, soprattutto alla luce delle nuove competenze attribuitele dopo appunto la crisi finanziaria, verrebbe a svolgere anche un ruolo concorrente rispetto alle banche commerciali stesse, con delle criticità non indifferenti. E da qui appunto comincia a porsi il problema se è possibile innanzitutto allocare questa funzione del risparmio alla BCE e se a questa allocazione centralizzata del risparmio debba corrispondere anche una centralizzazione dell'allocazione del credito. Se ripensate a quell'articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che vi nominavo prima, capite la rilevanza di questa proposta, perché appunto avremmo un intervento diretto della banca centrale anche con riferimento alla funzione di credito. E qui ci vedo un nesso con la vostra proposta numero 7, per cui appunto può essere interessante da analizzare. Più in generale, e sempre per ricondurmi e andando così alle conclusioni, con quello che mi sembra essere anche un obiettivo perseguito da Finance Watch e da Positive Money, questa nuova funzione, anche solo guardando al lato della nuova centralizzazione dell'allocazione del risparmio, mi sembra corrispondere anche ad una nuova primazia della moneta pubblica, oltre che ovviamente della banca pubblica, rispetto alla moneta privata, intendendo come moneta privata la moneta delle banche commerciali, e la moneta dei privati, chiamando in questo modo le criptovalute di cui avrete sentito parlare e associando alle criptovalute quel concetto del diritto dei privati, in quanto non deriva dallo Stato né direttamente né indirettamente, che forse avrete studiato leggendo Cesarini Sforza. E quindi anche in questo modo si potrebbe legare la proposta numero 7 alla proposta numero 9, quindi a un ripensamento anche del ruolo della moneta pubblica nei confronti delle funzioni esercitate dalle banche commerciali, se non appunto anche dalle banche e dalle criptovalute nella funzione monetaria. Quindi, per concludere, mi sembra che sia possibile forse ripensare alla luce dei caratteri tipici dell'attuale pandemia che connotano la funzione della banca centrale, anche un possibile ritorno alla politica da parte della BCE. Abbiamo visto all'inizio come il Trattato di Maastricht abbia cristallizzato appunto nel dettato normativo quello che era la situazione di quel tempo, quella concezione ordoliberale che si esprimeva appunto da un rapporto dicotomico Stato-mercato che vedeva il ritiro dell'intervento pubblico dall'economia. Se oggi effettivamente, come sembrerebbe,
L'intervento pubblico sembra riespandersi nel mercato e se veramente la BCE e il suo ruolo nel mercato stesso è speculare rispetto a questo rapporto Stato-mercato, viene da chiedersi se appunto sia possibile anche questo nuovo ritorno a questo legame tra politica e moneta da parte della BCE e se quindi la BCE possa porsi come un mezzo di integrazione europea realizzato con lo strumento dell'euro digitale. Grazie per l'attenzione. Grazie mille alla professoressa Tamara Favero per questa presentazione. Se fosse possibile interrompere la condivisione. Sì, scusate. Prego. Fatto, fantastico, la tecnologia ci assiste molto bene. Allora, grazie mille per questo excursus su diciamo dove siamo ora. Adesso andiamo a vedere con appunto il professor Marelli come siamo arrivati fino a qui, cioè un pochettino il passato che ha portato anche ad aprire il ruolo della Banca Centrale a queste misure straordinarie, perché come appunto vedremo col professor Marelli, questa è ben lungi da essere la prima crisi, diciamo, straordinaria, di tipo straordinaria, in cui la Banca Centrale Europea è chiamata più o meno politicamente ad avere un ruolo attivo. E vedremo anche da qui una carrellata delle diverse misure sempre straordinarie che sono state adottate. Vedo che nel Q&A ci sono già delle domande, però aspetterei di terminare anche la seconda presentazione, così poi nel frattempo magari ne raggruppiamo qualcuna in più e poi le proponiamo ai nostri oratori. Professor Marelli, a lei lo schermo e l'audio. Buonasera a tutte e a tutti, si sente? Bene. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, grazie alle organizzatrici. Io parto subito con la mia presentazione, vediamo se riesco a condividerla. Aspettate un attimo. Questa si vede? Aspetta, l'ho messo schermo intero. Allora, se si vede, dico subito di cosa tratto. Io affronterò un tema che è proprio quello dell'incontro di oggi, cioè come la BCE affronta le crisi. Avete fatto bene a mettere il titolo al plurale, le crisi, perché purtroppo di crisi ne abbiamo avute tante. In effetti, se noi guardiamo questo grafico preso da Fed, e dico ai giovani che magari non lo conoscono, che è un bel sito questo della Federal Reserve Bank of St. Louis, in cui è facile scaricare dati su moltissime macro variabili di tutto il mondo. Allora, qui c'è il tasso di crescita reale sia degli Stati Uniti, che è la curva in blu, che dell'Eurozona, che è la curva in rosso, a partire dalla metà degli anni 90 a oggi. Vedete che quasi sempre la crescita è stata più alta negli Stati Uniti, negli anni 90, perché c'era la strategia di Maastricht di convergenza verso l'euro. Poi anche nel nuovo secolo, ma non solo questo. Quando capitano le crisi, ovvero le recessioni che qui sono segnate dalle bande in grigino, vedete che la caduta del PIL, per esempio nel 2009, l'anno che è detto della grande recessione, così si chiama, era maggiore nell'Eurozona rispetto agli Stati Uniti. E lo stesso è successo recentemente l'anno scorso per la crisi pandemica. Quindi dal punto di vista della crescita la performance è stata migliore negli Stati Uniti. Dal punto di vista dell'inflazione però, dato che è stato ricordato poco fa dalla collega Favaro che l'obiettivo primario della BCE è la stabilità dei prezzi che la stessa BCE ha definito come un tasso di inflazione prossimo al 2%, vediamo che è riuscita meglio la stessa BCE.
vediamo in effetti che gli sconfinamenti verso l'alto, guardate sempre alla curva in rosso, sono stati rari, per esempio nel 2007, nel 2011, a causa soprattutto di shock d'offerta, aumento del prezzo del petrolio, dei prodotti alimentari, delle materie prime, ma quella che si chiama core inflation, cioè l'inflazione di fondo, è stata più stabile. E invece negli Stati Uniti abbiamo avuto una crescita dei prezzi tendenzialmente maggiore in tutto il periodo. Ecco, come ha contribuito a questi due risultati sugli obiettivi finali la politica monetaria? Di solito uno quando parla di politica monetaria, almeno sui manuali di macroeconomia fino a qualche anno fa, si parlava di tassi di interesse. E quindi guardando i tassi di interesse, molti dicevano che la BCE è stata meno proattiva rispetto alla Fed americana. Ecco, guardiamo il grafico sotto, vediamo che nella casa della BCE il tasso più importante sulle operazioni MRO, Man Refinancing Operations, vediamo che le oscillazioni sono minori rispetto a quelli della curva o della linea spezzata in blu, che è quella della Fed americana. Oltretutto, anche per esempio la crisi del 2009, la BCE ha risposto più lentamente rispetto a quello che aveva fatto la Fed. C'è voluto il nostro Draghi, che come sapete è entrato in carica presidente della BCE a fine 2011, per decidere, vedete, la sequenza di diminuzioni che c'è stata, e ora praticamente dal 2005 in poi abbiamo avuto sempre un tasso nullo, come il tasso MRO. Addirittura poi sapete che quello invece sui depositi overnight è negativo, oggi meno 0,50%. Poi vedete che negli ultimissimi anni la Fed aveva aumentato i tassi, invece la BCE li ha mantenuti a zero fino ad oggi, quindi tassi nulli già da un bel po' di anni. Ecco, dopo la crisi dei debiti sovrani sono state introdotte una serie di misure che in gran parte sono sopravvissute fino ad oggi. Ricordo che la crisi dei debiti sovrani è quella esplosa in Grecia nel 2010, poi si è diffusa agli altri cosiddetti PIGS, i paesi del sud Europa, quindi Portogallo, Irlanda, Grecia, Spagna e in parte anche l'Italia che è stata coinvolta. Allora, cosa ha deciso la BCE? Prima di tutto il piano straordinario SMP, Securities Market Program, con il quale si è cercato di acquistare titoli della Spagna e dell'Italia, oltre che della Grecia, in modo da sostenere i valori e far scendere gli spread. Poi sono partite le operazioni LTRO, Long Term Refinancing Operations, partite a dicembre 2011 e proseguite anche l'anno dopo. A 36 mesi non era mai successo prima che la BCE avesse fatto operazioni così a lungo termine. Poi il piano più decisivo è quello che molti ricordano perché segue il whatever it takes di Draghi del luglio del 2011. Faremo di tutto per salvare l'euro. E questo era il piano lanciato nel settembre di quell'anno, ovvero acquisti illimitati, sottolineo illimitati, di titoli sovrani per sostenere il debito pubblico dei vari paesi. Faccio notare che questa operazione non è mai stata attuata. È bastato l'annuncio per calmare i mercati e quindi gli spread, per esempio sui titoli italiani, come sapete la differenza tra il tasso di interesse pagato sul titolo pubblico che so dell'Italia e quello della Germania, lo spread che era arrivato nel novembre del 2011 a 575 e poi lentamente sceso. Oggi siamo attorno a 100-110, ma è stata decisiva questa mossa della BCE del settembre 2012. Poi una forward guidance, cioè una strategia di comunicazione in cui la BCE ogni volta, dopo le riunioni periodiche che adesso avvengono ogni 6 settimane, in cui vengono decisi i tassi, il presidente che adesso è la Lagarde, fanno una conferenza stampa e dichiarano qual è l'intenzione della Banca Centrale per il futuro. Per esempio l'intenzione di mantenere i tassi così bassi ancora per molti mesi. Poi ci sono delle operazioni introdotte nel 2014, ci sono diverse versioni, le TLTRO operations, siamo già alla terza versione. La cosa interessante è che in questo caso se le banche commerciali prendono a prestito dalla BCE non devono pagare niente, anzi hanno loro un incentivo a prendere a prestito fino a meno 0,50%.
posto che usino la liquidità ricevuta per finanziare le imprese o le famiglie. Quindi se dimostrano questo, hanno addirittura un pagamento da parte della banca centrale. E poi il famoso quantitative easing, di cui è stato già fatto cenno. Faccio notare che quantitative easing è un nome generico, usato anche nel caso di altre banche centrali, della Fed degli Stati Uniti, la Banca del Giappone, la Bank of England e così via. Nel caso europeo si chiama AP, ovvero Asset Purchase Program, che può riguardare all'inizio i titoli pubblici, in un secondo tempo anche i titoli privati. Ecco, quindi faccio notare che quando siamo in situazioni di crisi non bisogna più guardare i tassi di interesse per giudicare una politica monetaria, perché si arriva al cosiddetto zero lower bound, il minimo al di sotto del quale di solito il tasso ufficiale non va. Meglio guardare quindi la dimensione del bilancio delle banche centrali. Pensate che quello della BCE, che nel 2012 era solo pari a 2.000 miliardi di euro, adesso è arrivato a 7.500 miliardi. Ecco, in questo grafico in alto vedete a livello assoluto qual è la banca del mondo che ce l'ha più ampia, proprio la BCE, la curva in blu. Al secondo posto abbiamo invece la Fed, che anch'essa l'ha fatto salire, vedete, l'anno scorso nella pandemia. Però sta davanti la BCE. È interessante anche vedere la percentuale sul PIL. Ecco, in termini di PIL ci sono due banche centrali del mondo che hanno un bilancio più alto del nostro, di quello dell'Eurozona, e sono la banca svizzera, che è quella più in alto di tutti, e quella del Giappone. Però vedete, anche qui risulta che la BCE ha ha un'incidenza del suo bilancio sul PIL maggiore di quella della Fed. Cosa ha fatto l'anno scorso la Banca Centrale Europea? È intervenuta questa crisi, ormai i dati purtroppo si sanno, la crisi pandemica, che ha causato uno shock esogeno prima dal lato dell'offerta e poi dal lato della domanda. Come noto è uno shock simmetrico perché ha riguardato molti paesi del mondo, ma asimmetrico negli effetti, perché ha riguardato più alcuni settori che altri, per esempio più i servizi, soprattutto il turismo, la ristorazione, come sappiamo, eccetera, piuttosto che l'industria. Nel tempo, perché ha riguardato o il primo semestre dell'anno passato oppure i mesi di quest'anno, perché durante l'estate e l'autunno invece c'era stata una buona ripresa. E tra paesi, vediamo la tabella del Fondo Monetario Internazionale e vediamo che paradossalmente dove tutto è partito, che era la Cina, l'anno scorso ha avuto una crescita positiva del PIL, più 2,3%. Gli Stati Uniti, che erano il paese, meno 3,5%, una conferma che le crisi colpiscono di meno lì. E invece in Europa meno 5,2%, addirittura nella zona euro meno 6,7%. Dentro la zona euro, soprattutto la Spagna ha risentito l'anno scorso della crisi, meno l'Italia e la Francia, ancor meno la Germania. La Germania che ha avuto più resilienza, come si dice oggi, rispetto agli altri paesi. Ecco, se concentriamo l'attenzione all'Eurozona, siamo fortunati perché proprio settimana scorsa sono uscite le previsioni di primavera della Commissione europea. Qui avete indicato quattro macro variabili, cioè la crescita del PIL. E qui sottolineo, ci sarebbe molto da dire ma non abbiamo tempo, sottolineo solo alcune cose più importanti. Allora, prima di tutto che l'Italia, se sono veri questi dati, non c'è motivo per dubitarne, avrebbe quest'anno e l'anno prossimo una crescita esatta in media dell'Unione Europea. È la prima volta che succede da 3 o 4 decenni questo. Quindi siamo sempre stati il vagone di coda del treno europeo, del carro europeo, finalmente. Grazie a che cosa? Lo vedremo tra un attimo più avanti, grazie al Next Generation EU. Quindi speriamo che siano vere queste previsioni. Per quanto riguarda l'inflazione, rimarrà bassa, quindi non è vero quello che si dice, il rischio di inflazione, ogni tanto si leggono, sì, riguardano magari certi mercati, come i mercati delle materie prime, oppure certi paesi come gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nell'ultimo mese l'inflazione è già arrivata al 4,2% mensile, ma in Europa non c'è per il momento rischio di inflazione, siamo ancora ben sotto il 2%.
Deficit PIL, ecco, vediamo dalle ultime colonne che in Italia abbiamo assieme a Malta il valore più alto in tutta l'Eurozona, 11,7%, che anche questa è una percentuale che non vedevamo dagli anni 80, perché abbiamo sempre avuto dal 90 in poi un rapporto deficit PIL molto più basso. Sapete che il 3% era il parametro di Maastricht. Eppure, pochi giorni fa, l'avete sentito, il nostro Premier Draghi ha detto è il momento di spendere. Cioè, in una crisi così non dobbiamo preoccuparci più di tanto dei conti pubblici perché dobbiamo uscire dalla crisi. Sta di fatto che comunque il rapporto debito-PIL dell'Italia arriverà quest'anno al 160%, un valore mai toccato né dopo la Prima Guerra Mondiale e neanche dopo la Seconda. Ecco, che risposte ha deciso la BCE dopo lo shock pandemico? Diverse misure, lascio perdere quelle minori come la terza versione delle operazioni target long term e le peltro, quella più importante è già stata citata prima, la PEP, Pandemic Emergency Purchase Program. E questo è partito a marzo, poi è stato rafforzato già due volte a giugno e a dicembre, sta di fatto che per ora sono previsti acquisti di 1.850 miliardi di euro fino almeno al marzo dell'anno prossimo, ma faccio notare i reinvestimenti, cioè quando un titolo pubblico arriva a scadenza non è che poi la Banca Centrale Europea lo rivende, se lo tiene nel suo portafoglio perché viene reinvestito e quindi ecco, sul grafico vedete gli acquisti mensili, l'entità degli acquisti mensili, vedete che il primo quantitative easing che era partito nel 2015 era finito nel 2019, si era esaurito, poi invece già alla fine di quell'anno in piccola parte, ma soprattutto dopo la pandemia, è ripartito verso l'alto. Poi adesso non ho tempo di mostrarvi tutti i dettagli. Professor Marelli, mi perdoni se mi permetto di intervenire, sono 5 minuti per chiudere, così diamo spazio alle domande. Ah ok, sì, no, ma io pensavo anche meno di usarne, poi lascio spazio alle domande. Okay. Fantastico, grazie. Ecco, in questo grafico appunto vediamo, in blu sono gli acquisti di titoli pubblici e invece quelli in giallo sono i corporate sector, cioè quelli che sono obbligazioni private di società non bancarie, attenzione, quindi possono essere grandi imprese private, che so, Fiat, Eni, eccetera, ed equivalente degli altri paesi, però non bancarie. E vedete l'entità di questi acquisti che è ripartita appunto l'anno scorso grazie appunto al PEP. Dicevo che sono quasi arrivato alla fine perché è importante notare che l'uscita dalla crisi può avere successo solo se le due politiche monetaria e fiscale sono coordinate. Allora, qual è il problema europeo che c'è stato 10 anni fa? Il problema è che innanzitutto fino a quando c'era Trichet la politica monetaria non era così accomodante, è diventata progressivamente accomodante solo quando Draghi è diventato presidente della BCE, quindi parlo della fine del 2011 e poi gli anni successivi. Non solo, la politica fiscale seguiva ancora una strategia che io definisco perversa dell'austerità. Non solo l'approccio detto too little too late come risposta alla crisi greca e dei debiti sovrani, quindi all'inizio si è fatto troppo poco e troppo tardi, ma poi si pensava che tenendo sotto controllo in modo ferreo i conti pubblici si potessero risolvere le situazioni. Da qui il patto di stabilità e crescita rafforzato e addirittura il fiscal compact, un trattato internazionale che imponeva il pareggio di bilancio a partire dal 2012. Ecco, questa logica è finita. Cioè, l'anno scorso, quindi non solo la Banca Centrale Europea ha continuato nella sua azione molto espansiva, ma anche la Commissione Europea finalmente si accorda che occorrono per uscire dalla crisi politiche di tipo espansivo. Quindi quali sono i provvedimenti fiscali principali? Quindi la sospensione del patto di stabilità e crescita, e per adesso è sospeso, non è abolito, quindi sia quest'anno che l'anno prossimo. È iniziato il dibattito su quello che può succedere in seguito. Poi l'aiuto immediato di alcuni fondi già disponibili presso la Commissione. Ma poi un pacchetto di 4 misure approvate la primavera scorsa, di cui le prime 3 sono già in vigore.
cioè il programma SURE di cofinanziamento dei provvedimenti di sostegno della disoccupazione, come la Cassa Integrazione Guadagni in Italia. Poi i prestiti della BEI, soprattutto la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, soprattutto le piccole e medie imprese, e infine la famosa linea pandemica del MES, di cui si è parlato tanto in Italia negli ultimi 12 mesi, il fondo salva stati già esistente fin dal 2012, che però ha fatto partire questa linea pandemica che per adesso nessun paese ha chiesto. Ecco, in Italia c'è stata polemica tra i partiti, alcuni contro, alcuni a favore del MES, sta di fatto che adesso il nuovo governo Draghi non ne parla più, anche perché lo spread è così sceso, come dicevo prima, adesso soltanto 100 punti base, significa paghiamo tassi di interesse circa l'1% in più dei tedeschi sui titoli decennali, che la convenienza relativa è molto molto ridotta. Ecco, la quarta gamma di questo pacchetto è quella più importante, il piano Next Generation EU da 750 miliardi, poi se volete sul tempo, nella prossima slide, ho le caratteristiche tecniche. Comunque dal punto di vista sostanziale è la prima volta che l'Unione Europea in quanto tale emette debito comune, quindi un debito congiunto che a molti chiamano Eurobond, che secondo me è un po' fuorviante, perché Eurobond era il termine usato 10 anni fa per indicare il debito nazionale di cui si fa carico l'Europa. No, questa è un'altra cosa. L'Italia continua a farsi carico del suo debito sovrano. Ma per le nuovi investimenti decisi in questo piano Next Generation EU saranno emessi titoli in comune, che saranno poi ripagati dalla stessa Unione Europea, tant'è che il bilancio dell'Unione Europea sta aumentando molto in questi anni anche per ripagare questo debito. Quindi molti hanno letto questo piano come una prima mossa verso un'unione fiscale o di bilancio, che sarebbe quello che ci vuole per accompagnare l'unione monetaria. Ecco, sottolineo per chiudere, poi non so, le caratteristiche del piano e magari le vediamo dopo le domande. Ma volevo dire che quando è nata l'Unione Monetaria Europea, il Trattato di Maastricht era sull'Unione Economica e Monetaria, non solo monetaria. Quindi il fatto che all'inizio si fosse concentrata l'attenzione solo sull'Unione Monetaria è ovviamente un limite, ciò che in parte ha creato poi i problemi successivi, la crisi dei debiti sovrani e così via. Quindi dovremmo andare nella direzione di una completa Unione non solo monetaria ma anche economica. Ecco, poi se volete su questi dettagli posso tornare magari dopo le domande. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, professor Marelli, è stata una presentazione ricchissima. Sicuramente alcune delle domande le permetteranno di tornare magari su alcuni punti che non ho avuto ancora modo di approfondire. No, mi interrompo allora, intanto. Esatto, sì, perfetto. Tornati. Allora, noi abbiamo già alcune domande. Sia dalla chat della diretta Facebook che da qui. Comincio a elencarle agli speakers e potete voi dirmi, professoressa Favore, professor Marelli, come preferite dividere le risposte, anche se alcune sono chiaramente per alcuni di voi. Comincio da una domanda sull'euro digitale e viene chiesta se si sta solo ragionando e teorizzando un possibile futuro sviluppo o si sta già facendo qualche test implementativo, quindi se ci sono già delle informazioni su questo che possiamo condividere. Assolutamente sì, grazie per la domanda. Okay. Esistono. Ci sono ancora un paio, direi, che sono più per la prima presentazione, quindi cerco di dirle insieme. Allora, è possibile approfondire la differenza fra moneta privata e moneta pubblica? Cosa significa che utilizziamo principalmente moneta privata? E cosa cambierebbe, quindi di nuovo, sull'euro digitale, se invece una moneta di euro digitale fosse introdotta? E riguardo al divieto sul finanziamento monetario dell'articolo 123 del testo unico, quindi del TFU, viene chiesto, ma la Banca Centrale Europea non acquista titoli di Stato tramite il quantitative easing e quindi non si tratta di un escamotage per chiamarlo finanziamento monetario?
Quindi direi che queste possono essere un primo gruppo di domande. Poi invece sul professor Marelli, sulla fine, viene chiesto, la BCE, quindi la Banca Centrale Europea, può finanziare il Recovery Fund, che non è un fund, ma è un facility, e quindi lascio a lei, professor Marelli, magari rispondere a questo, quindi appunto sul come mai, appunto sui motivi per cui la BCE non potrebbe eventualmente finanziare un recovery. Quindi vi lascio, cominciamo con questo e poi intanto raccolgo un altro gruppo, un secondo gruppo. Vi chiederei solo di essere, anche se le domande sono molto ricche, il più sintetico possibile, così almeno diamo spazio anche a più gruppi di domande. Inizio io nell'ordine. Grazie innanzitutto per le domande. Allora, innanzitutto sì, esistono già delle sperimentazioni, ne cito solo alcune. Una, forse una delle più rilevanti, è la sperimentazione posta in essere già a febbraio 2020 dalla Banca Centrale Svedese con iKrona, basata su una piattaforma blockchain e risponde all'esigenza di sopperire a quella che in Svezia si sta manifestando come una riduzione dell'uso del contante. Quindi proprio per sopperire questa riduzione dell'uso del contante, che appunto, come dicevo prima, manifesta il rapporto diretto tra cittadino e BCE, si è posta in essere questa sperimentazione. Un'altra sperimentazione ancora precedente, quella che ha riguardato la Banca Centrale dell'Uruguay con iPeso, in questo caso il fine è stato un fine di inclusione finanziaria, perché appunto pensate a zone in cui magari anche per motivi politici le banche non sono così facilmente accessibili, una banca centrale usa queste piattaforme nuove anche per creare questo rapporto diretto e permettere appunto una maggiore inclusione finanziaria. Un'altra sperimentazione, peraltro, che se non erro ha avuto luogo proprio durante la pandemia, è quella della People's Bank of China, quindi la Banca Popolare Cinese, che è un progetto tra l'altro molto, che ha avuto molto eco anche a... ed è quello volto alla creazione di un cosiddetto yuan digitale. Questa sperimentazione è stata posta in essere in alcune città cinesi, addirittura sono stati pagati anche degli stipendi a dei dipendenti pubblici con questa yuan digitale, quindi anche questa funzione, no, è ancora diversa rispetto alle precedenti. Chiudo con una nota: la Banca dei Regolamenti Internazionali in un recentissimo rapporto ha stimato che entro 3 anni un quinto della popolazione, cioè le banche centrali rappresentanti un quinto della popolazione mondiale, emetterà una valuta digitale. Pensate che la BCE, che all'inizio sembrava un po' scettica, nell'ultimo periodo, anche a seguito di una consultazione pubblica che è stata partecipatissima, sembra ora più favorevole nei confronti appunto di questo euro digitale, sta valutando questa emissione, così anche la Fed. Questa domanda direi che possiamo esaurirla così. Per quanto riguarda la seconda domanda, se non sbaglio, era la differenza tra moneta pubblica e privata, se non ricordo male. Sì, esatto. Sì. Qual è la differenza e come appunto potrebbe cambiare questo pensamento con l'introduzione di un euro digitale? Allora, la moneta privata, intendevo la moneta emessa dalla banca commerciale, che è data dal fatto che forse conoscerete, esiste il sistema della riserva frazionaria, brevemente, perché se andiamo troppo nel difficile, sapete, vi dicevo prima, no, che la banca, nell'attività bancaria abbiamo da un lato la raccolta del risparmio, dall'altro l'erogazione del credito. Nel concedere prestiti sostanzialmente crea nuova moneta, mettiamola così in modo semplice. Non ha l'obbligo di detenere depositi corrispondenti ai crediti che eroga. Questo fa sì che erogando crediti crea un po', concedetemi il termine, crea moneta dal nulla. Cosa succede? Succede che se in un periodo di crisi c'è una corsa agli sportelli, cosiddetta la corsa agli sportelli, e tutti i
I depositanti vanno a richiedere, no, le somme che hanno depositato, la banca non è capace di onerare questa richiesta di pagamento e quindi capite anche i rischi che ne derivano. Invece, se voi pensate a una possibilità appunto di raccolta del risparmio da parte della Banca Centrale Europea, che ha la competenza esclusiva in materia di politica monetaria, questo rischio non c'è. L'euro digitale, innanzitutto, attenzione, va pensato in maniera complementare rispetto al sistema attuale. C'è chi pensa anche in un'ottica sostitutiva, in realtà si sta cominciando già a capire che non è questa la soluzione, però d'altro canto potrebbe anche esso generare dei possibili rischi, perché se i depositanti, anziché depositare il denaro nelle banche commerciali, le depositano in massa nella banca centrale, capite bene che l'attività delle banche commerciali non funziona più, perché abbiamo detto, no, che c'è un duplice asse: raccolgo il risparmio per erogare credito. Tra l'altro pensiamo all'Italia, si connota per tante piccole banche, capite bene che ha risvolti negativi, no, anche nei confronti di queste piccole banche. Quindi attenzione che l'euro digitale ha sicuramente delle possibilità, delle connotazioni positive, lo accennate prima, inclusione finanziaria, efficienza, sicurezza dei pagamenti, una nuova forma di pagamento digitale che stavolta dipende dalla banca centrale, non dal rischio di credito tipico delle banche commerciali, ma ci sono anche tanti rischi di privacy, per esempio, rischi di tracciabilità, perché immaginate quanti dati associati a tutte le singole transazioni diventerebbero tracciabili e in un unico punto centralizzato. Ora, quando pensate alle transazioni in contante, sono transazioni parcellizzate, sono transazioni anonime. Immaginate di rendere tracciabili in un unico sistema, in un unico centro, capite bene anche i rischi, no, di cyber security che si pongono in tal senso. Quindi diciamo che è da tener conto sia i rischi che gli effetti positivi. La terza domanda, sicuramente più competente il professor Marelli di me a rispondere. Molto brevemente, sì, ovvio che quando parliamo di politica monetaria non convenzionale va da sé, no, che è un modo per bypassare, mettiamola così, quello che sono le competenze che vengono attribuite dai trattati, appunto la BCE. Però attenzione a distinguere da quello che è l'acquisto nel mercato, ed è il caso ad esempio del quantitative easing, da quello che è l'acquisto diretto, che poteva avvenire per esempio prima di quel famoso divorzio storico Ministero del Tesoro e Banca d'Italia, di cui vi accennavo poc'anzi. Grazie, professoressa Favaro, anche per aver dato già il volano a professor Marelli. Allora, il punto sollevato appunto sull'escamotage, diciamo, sul finanziamento, e poi anche la domanda sul recovery, quindi questo strumento potrebbe essere appunto coperto dalla Banca Centrale Europea, sì, no e perché? Allora, parto da questa e poi mi collego alla prima. Assolutamente. Allora, devo dire innanzitutto che, come giustamente la nostra moderatrice ha fatto osservare, non è un fund ma una facility, la Recovery and Resilience Facility, che si appoggia sul bilancio europeo e quindi sui contributi degli Stati membri e poi sui titoli nuovi emessi e per la prima volta, come dicevo prima, dall'Unione Europea tramite la Commissione. Quindi è la prima volta, perché fino adesso l'avevano fatto solo la Banca Europea degli Investimenti, il Fondo Salva Stati ESM, ma l'Unione Europea in quanto tale non aveva mai emesso titoli. Allora, cosa potrebbe fare in teoria la BCE? Potrebbe acquistare questi titoli una volta che sono già sul mercato secondario, perché lo fa già, perché acquista per esempio i titoli della BEI, acquista i titoli del Fondo Salva Stati, quindi sul mercato secondario può fare tutto. Non può farlo sul mercato primario, così rispondo anche alla prima domanda, perché se no sarebbe un finanziamento diretto dei disavanzi, che in passato era il disavanzi pubblici nazionali, in questo caso sarebbe il disavanzo europeo, però non può farlo. Faccio notare comunque che l'abilità di Draghi è stata quella di far sì che in modo indiretto
tramite gli acquisti del quantitative easing la BCE aiutasse comunque gli stati sovrani, perché l'acquisto sul mercato secondario può farlo anche al giorno, addirittura ore di distanza dopo che i titoli sono stati emessi, quindi è un bel aiuto. Sottolineo anche che l'anno scorso, pensate, di tutto l'aumento del debito pubblico italiano, che era oltre 300 miliardi di euro, tutto è finito in pancia, come si dice, alla Banca Centrale Europea. Quindi grazie a questo forte intervento, anche per questo, gli spread non sono aumentati, perché ci sono acquisti massicci che indirettamente, ovviamente non può fare acquisti di titoli appena emessi dal nostro tesoro, però indirettamente sul mercato secondario può farlo. Comunque grazie per la domanda. Allora, grazie mille anche per l'essere stato così sintetico, perché così diamo spazio a un altro giro di domande. Allora, viene chiesto, intanto si fanno i complimenti per il webinar, quindi complimenti a voi per gli interventi, questo è quello che dicono appunto gli spettatori. Viene chiesta la vostra opinione sul concetto di market neutrality, quindi la neutralità del mercato nelle politiche monetarie non convenzionali della Banca Centrale Europea, e appunto viene chiesto se riteniate che sia stato rispettato o che è un concetto ormai superato, e aggiungo io, se superato, allora come eventualmente rivisitarlo nella vostra opinione. Questa forse la lancerei entrambi, e ce n'è un'altra dalla diretta Facebook, che viene appunto viene chiesto riguardo al mandato secondario della Banca Centrale Europea, sarebbe possibile dare priorità ai tanti, immagino che qui ci siano obiettivi che vengono citati nei vari trattati, quindi vari obiettivi diciamo fondanti, quindi principi fondanti dell'Unione Europea, e quale sarebbe il ruolo del Parlamento Europeo nel caso? Qui mi permetto io di leggere tra le righe della domanda, immagino che si riferisca al fatto che, essendo tanti obiettivi, come potrebbe essere possibile selezionarli, quindi il ruolo della BCE nel selezionarli ed eventualmente nel Parlamento Europeo nel guidare questa decisione rispetto alle priorità. Ecco qua, sono due ma ricche, quindi comincerei a farvi rispondere su queste, se poi c'è ancora tempo ne vediamo delle altre. Se volete, io comincio dalla seconda, poi casomai prego, lascio la prima più alla collega Favaro, che è più vicina alla sua presentazione. Allora, sulla seconda devo dire che l'obiettivo della BCE è molto chiaro, è nello statuto che a sua volta discende dal trattato di Maastricht, per cui modificarlo è complicato, cioè bisognerebbe di nuovo procedere a un nuovo trattato, tra l'altro sapete che è partita la conferenza sul futuro dell'Unione Europea e molti lo propongono di arrivare a un nuovo trattato, però sarà molto difficile in questa fase, nel giro dei prossimi anni sarà quasi impossibile. Quindi ripeto ancora una volta quello che ho detto prima, l'abilità di Draghi era stata quella, nonostante i vincoli abbastanza stretti dei trattati esistenti, è riuscito a introdurre nuove politiche con difficoltà, perché a volte il rappresentante tedesco nel Consiglio della BCE aveva votato contro, poi abbiamo sentito le sentenze della Corte Costituzionale tedesca che per fortuna fino adesso non hanno avuto conseguenze negative, però è sempre diciamo come giocare sull'oblo di un precipizio, e fino adesso Draghi era stato abile. All'inizio anche la nuova presidente Lagarde ha seguito le sue orme, lasciamo perdere la gaffe fatta a marzo dell'anno scorso, non se vi ricordate, verso metà di marzo ha detto non siamo qui a chiudere gli spread, in quel giorno fece precipitare le borse e lo spread si alzò tantissimo. Comunque dopo quello sta andando avanti lungo le orme di Draghi. Ecco, tornando quindi, gli obiettivi è difficile cambiare, anche se molti economisti dicono dobbiamo fare come la Fed, che mettono gli obiettivi reali come la piena occupazione allo stesso livello della stabilità dei prezzi. Altri chiedono magari una cosa più fattibile, visto che la stabilità dei prezzi, la stessa BCE che l'ha definita come un tasso di inflazione vicino al 2%, alcuni dicono portiamolo al 3%, possiamo modificarlo. Quindi quello è una cosa magari un po' più fattibile della prima. Poi se si dovesse arrivare a un cambiamento dei trattati, l'ultimo diciamo così quesito era
ma chi deve farlo? Il Parlamento. Ecco, su questo io starei attento invece, perché tutta l'impostazione della Banca Centrale Europea è basata sull'autonomia e indipendenza dal potere politico, quindi indipendenza non solo dai governi nazionali, ma anche dallo stesso Parlamento Europeo. È vero che a volte si dice l'indipendenza deve essere soprattutto dai governi, ma non vorrei che questo fosse vista come un'interferenza da parte dei politici su quello che la BCE deve decidere. Poi magari lascio spazio anche alla collega se vuole aggiungere qualcosa su questo. Sono perfettamente d'accordo con il professor Marelli, che ringrazio per aver risposto. E sì, effettivamente non è assolutamente banale, perché come giustamente anticipava, vanno modificati i trattati e capite bene che non è una questione di poco conto. Poi bisogna distinguere, no? Il piano dell'ideale dal piano del fattibile. Come dicevo prima, in un'ottica propositiva, che è anche quella che un po' caratterizza la dottrina, no? E che penso che anche iniziative di questo tipo mirino anche a incentivare, è anche, cioè, se non c'è un dibattito su quello che è futuribile, non si arriverà mai alla soluzione. Dire che modificare i trattati è difficile, sarebbe limitativo, perché come quello che cercavo di esprimere nella mia breve presentazione, i trattati sono così perché sono frutto di una contingenza storica. Stiamo cambiando anche la visione che abbiamo dell'intervento dello Stato nell'economia. Sapete, no, che questa dicotomia Stato-mercato nel corso degli anni è spesso cambiato con equilibri diversi. A mio avviso ora stiamo avendo una nuova preeminenza dell'intervento pubblico sull'economia. Come con la crisi precedente, la crisi finanziaria, abbiamo visto emergere delle funzioni della BCE che con il trattato di Maastricht mica erano state pensate. Pensate alla funzione di vigilanza sulle grandi banche. Non era una era in nuce nei trattati, però non era prevista in maniera espressa. Si parlava solo della stabilità dei prezzi. Ora c'è, sempre nel piano del futuribile o auspicabile, questo ovviamente dipende anche dalle sensibilità politiche che si hanno in questo senso, parlando di politica nel senso aulico e profondo del termine, che la BCE, proprio per il suo ruolo che ha nell'economia, possa contribuire anche a quella transizione verde. Ho visto che avete un webinar anche su questo tema, non solo indirettamente, quindi attraverso ad esempio ai crediti che concede alle banche, che a loro volta appunto esercitano la loro funzione, ma magari anche direttamente. C'è questa concezione anche etica, no? Che deve cominciare a trasparire. Ora vedete, con la crisi, in realtà il dibattito politico precedeva, si parla della twin transition, no? Transizione digitale e transizione energetica. Peraltro su questo tema c'è scritto anche un libro. E è ovvio che questi obiettivi bisogna sostenerli, e per sostenerli bisogna renderli concreti. Quindi io legherei la domanda della market neutrality a questo. A mio avviso le politiche monetarie non convenzionali hanno rispettato tutto sommato questo principio, perché non sono andate a dare questa prevalenza agli altri fini di quell'articolo 3 del trattato sull'Unione Europea, che ora forse sarebbe il caso di equilibrare, perché come dicevo, un conto è vedere la politica monetaria come a sé stante, un conto è vedere il suo nesso con la politica economica, che ci sembra un concetto così strano alla lettura dei trattati, ma se vediamo, l'Italia può fare da esempio. I trattati hanno preso l'esempio della banca centrale tedesca, che aveva quei principi. Noi avevamo già altri valori, valori che, se vogliamo, troviamo anche attualmente nella nostra Costituzione. È questa la proposta che io avanzavo, cioè cercare di creare un nuovo nesso, no? Con la tutela del risparmio e la funzione pubblicistica legata al risparmio. Quando noi parliamo di credito e moneta privata, il credito appunto è concesso dalle banche commerciali. La BCE perché ha dovuto prendere questa nuova funzione? Proprio perché si sono visti i rischi nell'erogazione del credito. Ora che si vedono le nuove potenzialità nel risparmio, magari è il momento di far entrare nei trattati anche questa nuova valenza pubblicistica, imparando proprio dall'esempio dell'Italia. E questo sta anche alle vostre proposte.
Bene, grazie mille. Allora, direi che siamo stati efficacissimi e efficientissimi, quindi possiamo ancora rispondere a alcune domande. Allora, c'è un interesse generale nell'avere più informazioni sull'euro digitale, quindi questo sicuramente è qualcosa su cui appunto se i partecipanti sarebbero interessati ad avere di più. Ci sono delle... una domanda abbastanza specifica sul perché si usa l'HICP per l'inflazione e il perché si è deciso di escludere energia e housing dall'indice dell'inflazione. Quindi questo potrebbe essere appunto una domanda ancora a cui si riesce a rispondere. E poi appunto più informazioni sull'euro digitale non viene chiesto sotto che angolo, quindi direi che magari prima rispondiamo a quella sull'inflazione e poi magari non so se può essere utile anche dare delle breve informazioni su dove trovarle, anche più informazioni su questo euro digitale. Non so se anche le mie colleghe Alessia Del Vasso e Serena magari hanno appunto anche seguendo i prossimi webinar magari dare dei suggerimenti anche su dove trovare queste informazioni per chi fosse appunto interessato. Però intanto inflazione. Quindi come mai vengono lasciati fuori alcune parti, quindi energia e housing, dall'indice dell'inflazione e perché si usa questo AICP? Magari chiariamo anche che cosa sia questo acronimo per i non addetti ai lavori. Se, professor Sassuolo, sì, oh. Enrico però, professor Marelli è, ecco, fatto. Ok, stavo dicendo che l'HICP è stato introdotto già negli anni 90, prima che fosse introdotto l'euro, proprio per controllare l'obiettivo primario della BCE, che era la stabilità dei prezzi. È stato fatto in modo omogeneo su tutti i paesi che all'inizio erano solo 11, poi via via si sono aggiunti altri paesi all'eurozona. E, è il più onnicomprensivo, sono state escluse solo singole voci perché sono computate in modo diverso da paese a paese. Comunque, quello che faccio notare è che altri economisti avevano suggerito addirittura di escludere altre voci, come per esempio il prezzo del petrolio e dell'energia, è già stato detto, ma anche altre, per esempio le imposte indirette, tipo gli effetti dell'IVA. Se l'IVA viene aumentata in un paese, ha un effetto inflazionistico dovuto a questo shock fiscale temporaneo. E quindi la stessa BCE, pur misurando il suo obiettivo finale in termini di HICP, usa per valutare la stabilità dei prezzi un diciamo ventaglio più ampio di indicatori, tra cui quello della core inflation. E questo è importante proprio soprattutto in anni come questo. Sappiamo che adesso l'inflazione sta salendo molto nel 2021, dopo lo shock pandemico, per gli aumenti dei prezzi delle materie prime, oltre che del petrolio, di certi materiali, per esempio stanno salendo i prezzi dei semiconduttori, anche perché c'è stato un rimbalzo, soprattutto da parte della domanda cinese americana, dopo la crisi dell'anno passato. E quindi per valutare, diciamo, quali sono gli effetti delle cause nazionali sull'inflazione, molti ritengono più opportuno integrare l'informazione che viene dall'HCP con questa indicazione della core inflation. Grazie per la domanda. Grazie per la spiegazione assolutamente puntuale e a questo punto forse chiuderei gli ultimi 4 minuti, così poi chiudiamo puntuale alle 8 e nel frattempo chiedo anche alle colleghe di Positive Money Europe di dare informazioni sui prossimi passi del progetto, il prossimo webinar. Però professoressa Favaro, ancora non so, un piccolo approfondimento su questo tema che sta appunto ha riscosso così tanto interesse. In così poco tempo posso rimandarvi a dove trovare informazioni, quindi sicuramente nei siti delle banche centrali che vi nominavo poc'anzi, quindi andate a vedere i rapporti pubblicati ovviamente dalla Banca Centrale Europea, vi ho nominato io stesso un report, ci sono degli studi in materia. La Bank for International Settlements, anche lì ve l'ho nominato, ci sono vari rapporti anche di taglio economico molto specifici, anche questo nesso anche rispetto al principio del narrow banking che avete nominato anche voi nella proposta e che velocemente richiamavo.
le banche centrali che richiamavo poc'anzi, anche con riferimento alla banca dell'Uruguay, della Svezia, della Cina. Poi se vi interessa, c'è scritto anche io due contributi, sono open access, li trovate uno sulla rivista trimestrale del diritto dell'economia, fascicolo 2 del 2020, e l'altro lo trovate sul sito dell'Associazione Italiana dei Docenti di Diritto dell'Economia, è un ebook e c'è anche un mio contributo sempre su questo tema. Fantastico, una piccola enciclopedia dove trovare informazioni, credo che sia appunto molto utile come approfondimento. Lascerei ora la parola a Alessia Del Vasto per le ultime informazioni anche sui prossimi passi. Intanto io ringrazio tantissimo la professoressa Favaro e il professor Marelli per i loro interventi e anche per aver rispettato i tempi, e grazie tutti i partecipanti per le vostre domande, la vostra partecipazione, e ovviamente Positive Money Europe and Citizens Banks Project per l'invito. E Alessia, ripasso la parola. Grazie a tutti voi. E a tutti, grazie. Grazie mille Giulia. Grazie mille davvero per questa discussione bellissima, a prova di cittadino proprio. Mi sembra davvero di essere tornata per un momento ai primi giorni di scienze politiche. Bellissimo, mi è capitato raramente di avere speaker con tanta sensibilità per i partecipanti. E sì, allora, il progetto continua, European Citizens Bank. Grazie ai partecipanti su Zoom, grazie anche ai partecipanti su Facebook che ci hanno seguito in tanti. Noi ci rivediamo lunedì 31 maggio con Guido Tavellini, Eric Lonergan, Loriana Pedizzon e come moderatore Giorgio De Marco di WhatsApp Economy. Vi potrete iscrivere, la mia collega Serena vi invierà il link tra domani, molto probabilmente con il link alla registrazione. E tra l'altro ho visto c'è una domanda sulle slide, troverete l'intero webinar su YouTube, lo registreremo lì, e la mia collega Serena vi invierà anche il link con la registrazione su YouTube. Grazie mille ancora e ci vediamo presto.